Come state? Allora, oggi voglio parlarvi dei profumi che sto utilizzando di più in questo periodo. Ripeto sempre la stessa cosa, così sono noiosa. Non vado se fa caldo e ho voglia di un profumo dolce e cosiddetto invernale, me ne sbatto, me lo metto perché mi piace, mi scalda il cuore. Non ha importanza, faccio solo attenzione se non devo andare in campagna a non mettermi proprio un profumo troppo dolce perché poi tutti gli insetti mi vengono addosso. Ecco, questo ci faccio un po' attenzione. Allora, avevo ricevuto tanti di quei campioni di questo profumo che non ho amato l'anno scorso quando l'ho provato, che avevo comprato proprio il campione dalla Maison de Parfum. Di zero molecole bianco latte, che è questo. Ho provato tanti di quei campioni che ve l'avevo già accennato in un video. Alla fine, a forza di metterlo, me ne sono innamorata di questo profumo. Nero cacao, no. Nero cacao non ha fatto breccia nel mio cuore perché sento sempre quel burro da cucinare, mentre invece qui no, qui è proprio un burro, latte burro, ma veramente un profumo caldo, confortevole e buono, mi fa stare bene, mi piace tantissimo. Adesso io un po' che ce l'ho, un po' che ce l'ho in uso, vedrete anche che è abbastanza consumato. Si presenta in questa scatoletta abbastanza consumato, vabbè, si fa per dire. Come vedete, l'ho utilizzato, lo utilizzo, lo miscelo anche con altre fragranze per regalare alle fragranze che non hanno quel sentore lattonico, regalargli questo sentore più rotondo, più latteo che io amo nei profumi. Bianco latte. Allora, si dice che c'è il caramello, la vaniglia e lo definiscono dolce e salato, lattonico, talcato, balsamico. È una roba, io me ne sono proprio innamorata, ma io devo dire grazie a tutti i campioni che mi ha mandato la Maison de Parfum, acquistando altre cose, me ne ha mandati talmente tanti che io veramente a forza di provarlo me ne sono veramente innamorata. Quante volte l'ho detto? Troppe. È caldo, è un gourmand che per, secondo il mio punto di vista non risulta stucchevole, fastidioso, troppo, no, perché nella sua dolcezza lattea, un caramello che non è un caramello troppo forte, troppo caramellato, c'è questa vaniglia, io non sento nel sentore salato che probabilmente quello che smorza un pochino, quel sentore di burro che sento in nero cacao. E c'è anche una nota marina, si dice, in questo profumo che grazie a Dio io non sento perché a me non piacciono le note marine, ma probabilmente lo rendono così speciale che non sentendole, ma creando una fragranza così rotonda, calda, dolce, ma non stucchevole, coccolosa, è veramente una profumazione buonissima che rende molto bene anche miscelata ad altre profumazioni che gli manca quel sentore, se vi piace quel sentore. Sono contentissima di avere questo profumo. Poi passiamo a un profumo che parecchio tempo fa vi avevo messo un post qui su YouTube dicendovi che la profumeria la farmacia del cinghiale scontava i profumi così
diventati famosi per recensioni di YouTube, e in particolare sto parlando di Dolcetto recensito. Io il primo video che ho visto recensito, ho sentito parlare di Dolcetto è stato da Cristina Mistenerelli, ma poi ne ho visti tanti altri. E poi un bel giorno navigavo. Devo dire che anche Antonella Testa mi ha spinto parecchio ad acquistare questo profumo, perché conosce anche i miei gusti, si sa, i gourmand mi piacciono. Poi girando su internet ho notato che li scontava questi profumi, già non sono costosi, ma tipo li scontava a 20 euro. Ora non mi ricordo perché è un po' che ce l'ho questo profumo. E allora l'ho preso. Io ero molto tentata anche ad acquistare la vaniglia della farmacia del cinghiale, ma speravo che acquistando questo ci fossero dei campioni all'interno per potermi farmi conoscere qualche altra fragranza, ma non c'era nessun campione all'interno del pacco, e quindi. Cioè, per testare la persistenza, per conoscere un po' che tipo di vaniglia era, ma tanto profumi alla vaniglia ne ho e ok, lascio perdere, no? Questo è un buonissimo profumo. È un agrumato fiorito muschiato poudré. Abbiamo note verdi, agrumi, limone, un cuore di lilà che io non percepisco perché il lilà sapete che mi dà un po' fastidio, mughetto, muschio bianco, un fondo di fava tonka, ambra grigia e vaniglia. La fava tonka e la vaniglia, secondo me, che sono sul fondo, si sentono, si percepiscono molto, dandogli proprio quel che gourmand di un dolcetto, però questo è un profumo ben strutturato. Non so come spiegarvi, non sempre, a seconda della giornata, lo sento così gourmand da ricordarmi un dolcetto alimentare. Lo sento anche come se fosse un profumo ben strutturato, dolce sì, ma non così gourmand, ecco. È una buonissima fragranza, piuttosto originale, anche se magari dalle note uno non direbbe, ma io lo trovo strutturato veramente molto bene. Camaleontico, su di me almeno camaleontico, dipende un pochino dal clima, dal giorno, alle volte vira più sul gourmand, altre volte no. Buono, durata 4-5 ore, poi va rispruzzato. Prezzo ottimo, perché ho visto che anche ultimamente ci sono delle offerte e lo sto utilizzando. E alcune volte mi piace anche miscelarli questi due. Poi un altro profumo che sto utilizzando tanto, che mi accorgo che mi piace veramente tanto, 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 e che vorrei tanto, ecco, tanto, tanto, mi piacerebbe testare l'originale, anche se ho sentito più volte dire anche qui su YouTube che non dura, non ha persistenza e comunque il prezzo non è basso. Io ce l'ho di One Parfum ed è Baldafrica di Byredo. Io amo questo profumo, proprio mi fa stare bene, è un profumo che sa di pulito, un pulito elegante, un pulito importante. È definito un aromatico, agrumato, legnoso, floreale, fruttato, talcato, dolce, terroso, limone, ribes nero, fiori d'arancio africano, violetta, gelsomino, ciclamino, vetivè, muschio, ambra e cedro della Virginia. Per me questo profumo sa di pulito, pulito.
e lo trovo aromatico sicuramente, ci sento un fondo legnoso, talcato, dolce, dolce, dolce ma dolce fresco. Dirvi che lo sento agrumato? No, assolutamente. La nota agrumata io non la sento. Un fiorito veramente aromatico, ma che tende proprio al sentore di pulito. È meraviglioso. Se qualcuno di voi ha Baldafrica originale, potete dirmi se vale la pena, perché questo di One Parfums mi era stato detto che era molto più persistente dell'originale, no? E io qua sto andando abbastanza, lo uso parecchio e quando lo finisco mi piacerebbe farmi regalare o regalarmelo l'originale. Però se è vero che questo è più persistente, io continuo a comprare da One Parfum. E bellissimo, bellissima fragranza che veramente è. Va bene sempre, va bene d'estate, va bene d'inverno, va bene al mattino, va bene al pomeriggio, va bene alla sera, sempre, 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 sempre. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e come sempre vi auguro una buona vita a tutti.